Ciao a tutti e benvenute a Viola Lo Moro e Melissa Panarello. Ciao. Ciao. Ciao, buongiorno. Allora, con loro oggi parliamo di questo bellissimo nuovo progetto che è una nuova collana pubblicata da Giulio Perrone Editore, che si intitola Mosche d'Oro. E il libro di Melissa è la seconda uscita dopo Jean Moreau, scritto da Lisa Ginsburg, e si intitola Lisa Morpurgo. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. E tutte con il librino. Oddio, lo prendo anch'io a Ecco, questo punto. certo, giusto. Ecco. Mi sembra, eccolo là, perfetto. Meno male che stava vicino. Sì, infatti. Allora. È una, come dicevo, un bellissimo nuovo progetto curato da Viola Lo Moro, Nadia Terlanova e Giulia Caminito per Giulio Perrone Editore. E vorrei subito che Viola Lo Moro ci spiegasse un po' lo spirito di questa collana, che insomma, io ovviamente conosco bene, ho anche visto una bella presentazione al Salone del Libro di Torino, però insomma vorrei che lo raccontasse ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Allora, ciao a tutte e tutti, ciao a voi, bello rivedervi, rincontrarvi. Mosche d'Oro nasce dal desiderio della casa editrice Giulio Perrone Editore, in relazione con noi tre, che siamo tre autrici, anche tre autrici della casa editrice, e ci hanno fatto questa proposta in virtù dell'idea che, del fatto che io, Giulia e Nadia siamo tre intellettuali che nel mondo dell'editoria diciamo, ruoli diversi. Giulia e Nadia sono principalmente delle scrittrici, diciamo, di narrativa. Io mi occupo più di poesia e ho una libreria, la Libreria delle Donne Tuba, insieme ad altre. Giulia e Nadia sono da tanto, tanto tempo nel mondo dell'editoria, hanno ricoperto ruoli, ricoprono ruoli anche di editing, di lavoro nella fucina editoriale, quindi sono delle esperte in questo senso. Quello che ci unisce sicuramente, a parte una grandissima stima del lavoro dell'una delle altre, è questa forte passione per la scrittura delle donne, la scrittura delle donne e la vita delle donne, nel senso più ampio possibile. A tutte e tre in modo diverso ci è interessata, per esempio, ci è interessata la riscoperta di alcune scrittrici che sono state in un modo o in un altro dimenticate, o messe fuori dal canone letterario. Io sono un'attivista da tanti anni e quindi mi occupo, provo a occuparmi con tutta me stessa, con il mio corpo, della vita poi delle donne e delle sue sfumature. Diciamo la combinazione fra noi tre sembrava alla casa editrice una buona combinazione per inventare una collana. E effettivamente ci siamo inventate una collana che a noi piace molto curare. Si chiama Mosche d'Oro, è una collana che richiama il nome di un titolo di Anna Banti, che è stata una scrittrice e una biografa, il più famoso, diciamo, Artemisia Gentileschi, ed un titolo del suo libro era Le Mosche d'Oro. Mosche d'Oro ci richiama a un'idea di, come dire, personaggi del passato che in un modo o in un altro hanno segnato la vita delle autrici e delle scrittrici a cui noi chiediamo di scrivere i libri. Quindi i libri non sono delle biografie intese come biografie di saggistica, quindi con grandi apparati, note, bibliografie, piuttosto sono delle biografie e autobiografie sentimentali, relazionali. Cioè, in cui l'autrice che noi chiamiamo viene appunto chiamata da noi a scrivere, descrivere, raccontare l'altra donna e se stessa attraverso l'altra donna. Questa è un po' la sfida di Mosche d'Oro. E proprio a questo proposito, venendo al libro di Melissa dedicato a Lisa Morpurgo, proprio all'inizio del libro tu scrivi, non cercavo risposte da lei, cioè da Lisa Morpurgo, cercavo una lezione, qualcuno che mi riportasse sulla strada della logica, strappandomi al gioco della paura. E il tuo rapporto, diciamo, la tua relazione con Lisa Morpurgo nasce anche quasi da un bisogno, almeno in alcuni momenti della tua vita, lei è stata un po' un porto sicuro, questo mi è sembrato di capire leggendo il libro. Parlaci un po' prima di tutto della tua relazione con lei, poi dopo entreremo anche un po' più nel dettaglio sulla sua vita e sulla sua opera.
Sì, allora intanto mi scuso con tutti per la voce, insomma sono molto raffreddata e ammalata. E, dunque, Luisa Morpurgo è stata la mia maestra, non l'ho mai conosciuta di persona, perché è morta nel 1998, io quindi avevo poco meno di 13 anni, e, è però la persona, l'astrologa, dalla quale ho imparato l'astrologia. Io studio astrologia da più o meno 11 anni. E la studio proprio dai libri, l'ho cominciato a studiare proprio dai libri di Lisa Morpurgo. C'è un aneddoto, insomma, di cui sono protagonista. A un certo punto stavo fuori dal balcone a scuotere le coperte. Una ragazza che passava di là mi ha riconosciuto e mi ha detto: "Senti, ma da chi posso imparare l'astrologia?" E io la prima cosa che ho detto è stata proprio Lisa Morpurgo. Cioè, Lisa Morpurgo è la persona che io ho sempre consigliato di conoscere a chi voleva approcciarsi all'astrologia, perché ti racconta l'astrologia e ti fa entrare nel mondo delle stelle con un approccio che non ha nulla a che vedere appunto con la magia, con l'esoterismo, ma con la scienza vera e propria, cioè con la disciplina, con lo studio delle cose e non con appunto, cioè spesso come dicevo, si fa un po' di confusione, si confondono l'astrologia con i tarocchi, con la lettura delle mani, mettendoli nel grande calderone della divinazione. Ecco, questo è una cosa che ti può molto confondere anche emotivamente, perché se stai cercando risposte, cercarle in maniera così confusa può ovviamente confonderti ancora di più, fondamentalmente. E invece Lisa Morpurgo, grazie al suo rigore logico, ti fa capire che appunto l'astrologia è una cosa completamente diversa da tutte le altre forme di divinazione, e con quel rigore logico in realtà puoi risolvere, puoi arrivare alla soluzione di moltissimi problemi non solo astrologici. Sì, tu infatti la definisci a un certo punto un'astrologa umanista e sottolinei molto questo rapporto, diciamo, che lei a sua volta sottolineava fra la letteratura e l'astrologia, cioè lei era partita proprio dai temi natali o comunque dalle caratteristiche di alcuni scrittori che in qualche modo di cui riusciva a riconoscere delle similitudini con i giorni di nascita o comunque diciamo con l'astrologia. Come ha fatto a rendere letteraria l'astrologia e cosa intendi per astrologia umanista? Perché Lisa Morpurgo è stata, soprattutto prima di diventare un'astrologa, lei lo è diventata molto tardi, a 48 anni, quindi fino ai 48 anni hai tutta una vita che hai vissuto, però la sua vita si divide proprio, cioè a 48 anni Lisa Morpurgo ha conosciuto la sua vocazione, che è una cosa che può avvenire molto presto, può avvenire insomma, più o meno a quell'età, oppure non avvenire mai. Ecco, a lei è accaduto nel mezzo della sua vita, come si dice. E prima di allora lavorava in una casa editrice che era la Longanesi. Si occupava di traduzioni. Lei, per esempio, l'ho scoperto scrivendo il libro, documentandomi, è stata la traduttrice dei Miti Greci di Robert Graves, quindi insomma una pietra miliare, no? E successivamente, quando la casa editrice si è resa conto di avere fra le mani una donna intelligentissima, capacissima nei rapporti sociali, è stata insignita del ruolo di responsabile dei diritti esteri, perché era una che andava in giro per le fiere del libro di Francoforte, per tutta Europa, e aveva un modo estremamente amabile di stare con gli altri. Motivo per cui si fa tantissimi amici nel mondo degli scrittori, appunto, da Puzzati a Márquez, che sono i suoi primissimi esperimenti astrologici, perché sono le persone che in qualche modo non la giudicano, cioè perché in famiglia la vedono un po' male questa cosa dell'astrologia, perché appunto è considerata una cosa un po' da radocalco femminile di bassa lega. Mentre invece gli suoi amici scrittori capiscono che dietro c'è una persona capacissima di leggere nelle stelle e quindi nell'animo altrui, e si affidano a lei. È un'astrologa umanista perché, al contrario di molti astrologi che sono venuti prima di lei, che sono arrivati dopo, che tuttora esistono,
Lei legge un oroscopo e quindi una persona in maniera olistica, cioè non è, non, le cose non si tagliano con l'accetta, non c'è Venere Scorpione che significa questo e l'ascendente in Capricorno che significa quest'altro, ma è l'insieme delle cose che rendono appunto umana una persona e soprattutto lei prende moltissimo dalla letteratura anche per raccontare di stelle. Adesso brevemente ti dico, il suo incontro con l'astrologia è avvenuto appunto a 48 anni, quando stava traducendo un piccolissimo libro sui profili astrologici di un certo regista, e lì si rese conto che appunto esistevano molte corrispondenze fra i segni e insomma, le persone. Faccio riposare un po' la voce di Melissa e no, Scusate, grazie. tranquilla. Voglio chiedere a Viola una cosa, che probabilmente potrebbe essere una domanda che potrebbe essere applicata a tutti i libri di Moschedoro, ma nello specifico riguardo quello di Melissa. Che cosa ti ha affascinata di Lisa Morpurgo raccontata da Melissa? Cioè di quello che viene fuori di lei da questo libro? Guarda, era la cosa che più mi ha affascinato. Tra l'altro è incredibile, scusate, ma stamattina ho ritrovato questo libro che quando è morto mio nonno abbiamo svuotato casa sua, come spesso accade, e ho ritrovato questo libro. E da quando Aspetta, abbiamo... di il titolo magari così Scusate, alla giusto, radio ci capisco. Astronomia Popolare per Camillo Flammarion del Ok. 1887, con delle Accidenti. illustrazioni incredibili. E da quando abbiamo chiesto a Melissa di parlare, di fare una mosca, quando Melissa ci ha proposto Lisa Morpurgo, eccetera, questo libro me lo ritrovo ovunque per casa, quindi c'è come una particolare corrispondenza in questo senso. E anche ho sentito una forte corrispondenza perché un'altra donna per me molto importante, che si chiama Pat Carra, che è una illustratrice, femminista storica della Libreria delle Donne di Milano, fondatrice di Aspirina e poi Erbacce, la rivista satirica, mi ha sempre parlato di Lisa Morpurgo. E quindi c'è come una particolare, sempre qualcosa che torna nelle relazioni, no? Nel libro di Melissa ho apprezzato tantissime cose, ma che mi risuonava fortissimamente a me è come Melissa ha raccontato, lo dico con le sue parole, ho usato il termine ragionare non solo perché, come poc'anzi spiegato, è la mia attività preferita, subito dopo quella di costruire paranoie, ma perché Lisa Morpurgo, la più grande astrologa italiana di tutti i tempi, ha fatto proprio questo con le stelle, ci ha ragionato, ha destrutturato l'astrologia tramandata negli ultimi secoli e l'ha ricostruita in purezza. Ha impiegato molti anni per farlo, non vi si è affacciata con le certezze, ma piena di dubbi. Ha iniziato tardi, poco meno che cinquantenne, e non ha smesso la sua ricerca fino alla morte, quando si è ricongiunta con le stelle nel 1938. Scusate. A me piace moltissimo dell'approccio di Melissa il fatto che il racconto di Lisa non è un racconto solo che ha a che fare con la fascinazione, ma ha a che fare con una ricerca studiosa, una ricerca che sta dentro la forma, un'affinità elettiva che non sta soltanto nella ricerca, nella figura di Morpurgo, di risposte per la propria vi vita, ma è una corrispondenza affettiva illuminante attraverso il raziocinio. E questa cosa qui mi ha fatto pensare molto che la poesia ha molto a che fare. E questa cosa io l'ho scoperta tramite il libro di Melissa, perché scioccamente non avevo mai ragionato sul fatto che la poesia potesse essere così vicina all'astrologia. Cioè, continuamente a noi poete, vabbè, ci chiedono, ho questo problema, in questa poesia ho trovato una risposta. Mi dici come faccio? Cioè, e io dico, no, non, nessuna poesia dà risposte, non è questo. Noi siamo costrette ad aprire dubbi e a stare dentro le forme. Poi se in qualche modo questo apre dei varchi, allora lì qualcosa accade.
E io nel racconto di Melissa che fa di Lisa ho trovato una grande corrispondenza in questo ragionamento, forma e varchi possibili della parola e della ricerca. Ecco. Grazie Viola, Ah, sono no, grata. spero di essermi spiegata perché era un Sì, no, è chiarissimo. No, no, è chiarissimo. molto chiaro, è molto chiaro. E tra l'altro anch'io sono rimasta molto colpita da questa componente di ricerca che viene fuori, a parte da Lisa Morpurgo, ma in generale dall'astrologia, che avevo intuito sicuramente nel corso della mia vita, perché ho sempre pensato, quando mi sono imbattuta in diciamo, descrizioni o cose che riguardano l'astrologia, che in realtà fosse una cosa molto complessa, cioè che ci fossero veramente delle grandi cose da incastrare e l'ho sempre vista così, anche se forse la maggior parte delle persone la trovano una roba frivola perché non sanno cosa c'è dietro. In realtà ho sempre notato la componente scientifica di tutto questo, quindi hai confermato questa mia riflessione. Poi E posso aggiungere solo una piccola vai, cosa, vai. che io ho fatto tanti anni di scout, eccetera, e ho passato tante notti sotto, senza niente, sotto un fuoco e le stelle, tante notti. Però, e ho guardato sempre le stelle, ma mai come quest'anno, in cui sono stata chiusa, come tutte noi, molto tempo in casa. Non ho mai guardato così tanto la volta celeste e questa luna straziante, gigante di quest'ultimo anno e mezzo, mi sembra gigante ogni momento, che ci sta provocando moltissime cose. E quindi credo che questo libro abbia aperto anche in un momento giusto uno sguardo diverso, almeno per me, ma credo per molte di noi, sulla volta celeste. Dopo torniamo su questa cosa e sui rapporti fra l'astrologia e la vita quotidiana, però prima voglio chiedere a Melissa invece due parole sulla questione del maschile e femminile, Lisa Morpurgo, perché c'è una parte in cui racconti della sua visione di questo che mi è piaciuta molto. Sì, dunque, co come molte delle cose su cui non abbiamo un controllo preciso, il maschile e il femminile nel mondo delle stelle è una cosa molto netta, nel senso che ci sono dei pianeti, dei segni considerati prettamente maschili e dei pianeti delle stelle considerati prettamente femminili. Non significa che ovviamente ciò che è considerato femminile appartenga alle donne, non è detto che ciò che è considerato maschile appartenga agli uomini. Adesso, se noi ci mettiamo a guardare i nostri temi natale personali, ci rendiamo conto che magari io, per esempio, visto che non conosco i vostri, ma nel mio tema Neanche natale io. sono pieno, no, io lo conosco il mio molto bene, e il mio è un tema natale estremamente maschile, che adesso non mi sto a spiegare le ragioni tecniche per cui lo è, però insomma, ecco, Lisa Morpurgo divide lo schema, la ruota astrologica in quattro settori, in due settori principali, appunto, che sono maschile e femminile, e poi in ulteriori quattro settori, che è molto difficile spiegarvi adesso a cosa corrispondono, in cosa consistono, ma tendenzialmente divide appunto il maschile e il femminile. In uno dei suoi congressi dice, per esempio, una cosa molto bella, cioè perché l'astrologia ha questo di bello, può spiegare, senza appunto darti risposte, ma soltanto illustrandoti quello che le stelle raccontano, poi sei tu che puoi prendere o per buono o non prendere per buono, come stanno certe cose. Per esempio, in uno dei suoi congressi parla dell'aggressività. Adesso il pianeta che corrisponde all'aggressività è Marte, considerato appunto un pianeta assolutamente maschile. Gli uomini e le donne, o meglio, la parte maschile e la parte femminile in noi esprimono l'aggressività in modo assolutamente diverso. Per cui c'è, cioè, un'aggressività cosiddetta maschile, queste sono le parole di Morpurgo, un'aggressività maschile, che è un'aggressività appunto volta alla violenza, alla sopraffazione, alla violenza fisica, alla violenza verbale, mentre invece c'è una violenza femminile, un'aggressività femminile, che è un'aggressività divorante. Cioè, non urlo, non aggredisco fisicamente, ma ti inglobo e ti divoro e ti faccio rientrare dentro di me così come ti ho fatto uscire. E questo lo ritroviamo, per esempio, in molte madri divoranti, no? In quelle che cercano proprio di
di rimettersi dentro il figlio in qualche modo, di divorarlo. Apro una parentesi, a questo proposito c'è un cortometraggio bellissimo per bambini che si chiama Bao, che Wow, spiega benissimo. Bao certo, è stupendo, meraviglioso, spiega meraviglioso. benissimo questo concetto. C'è la madre che non riesce a far andare via il figlio, che in questo caso è un raviolo, che mentre sta per andare via, lei lo riprende e se lo mangia. Cioè, è proprio la sintesi perfetta di ciò che è aggressività femminile, che ripeto, non riguarda per forza le donne, è un'aggressività femminile perché ha questa morfologia appunto da bestia divorante. Adesso, prima di Lisa Morpurgo, nessuno, o meglio, nessuno che noi conosciamo, aveva parlato di queste cose in questa forma, associandola alle stelle. Ci sta, ci aveva provato, oddio, scusate, adesso Barbès, che era un famosissimo astrologo che è venuto pochi anni prima di Lisa e che aveva capito che c'erano delle corrispondenze fra la psicologia e l'astrologia. Ecco, ma Lisa fa una cosa, come dicevo prima, ancora più complessa, cioè la rende letteraria, la rende quella che do dovrebbe essere avrebbe dovuto essere sempre stata, cioè il racconto de 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 delle stelle, che non è altro poi che la mitologia come poi l'abbiamo conosciuta. Senti, Melissa, una domanda che mi è venuta spontanea leggendo questo libro e anche leggendo, diciamo, le parti che riguardano la tua vita, perché giustamente, come diceva Viola all'inizio, quello che interessa alla collana Mosche d'Oro è raccontare delle donne mettendole in relazione con coloro che le raccontano, quindi non delle biografie, diciamo, tout court, ma delle relazioni. E quindi tu ci hai messo giustamente molto del tuo, tra l'altro con la sincerità che caratterizza sempre la tua scrittura, che è una cosa che insomma mi ha sempre colpito, e soprattutto riguardo il primo dolore, insomma, che è un libro che ancora insomma, mi lascia così, stupita in senso buono quando lo riprendo. L'astrologia ti ha mai spaventata? Cioè, ti ha mai, diciamo, i riferimenti che riuscivi a cogliere con lo studio, con la ricerca, con la scienza, tra, le stelle e la vita, ti hanno mai spaventata? Beh, sì, soprattutto quando sono malefici, cosiddetti. Cioè, Ok. è chiaro che quando trovi delle corrispondenze così precise che parlano della tua vita in maniera così intima, la cosa ti perprime, ti spaventa. Soprattutto quando, non tanto quando, per esempio, trovo delle corrispondenze nella mia vita, fra la mia vita e le stelle, ma quando, non so, la trovo sulle persone che amo, ovviamente. Quindi, per fare un esempio, quando ho partorito, ho fatto in modo che il tema natale di mio figlio fosse il più benefico possibile, chiaramente. Quindi ero lì che stavo partorendo e cercavo di non farlo nascere in una determinata ora per evitare che finisse in Capirai, già determinate è quello è un scuole. momento di sbattimento, se devi Sì, pensare pure, è questo ancora. complicatissimo. No, ma al di là di questo, ovviamente. Nulla è predeterminato, cioè in questo Lisa Certo. Morpurgo è illuminante anche, non è che se nasci in quel modo lì, allora la tua vita è Segnata. fatalmente segnata. No, diciamo che tutto è poi a discrezione e al libero arbitrio della persona, non c'è dubbio. Però ecco, l'infinità del cosmo e delle possibilità è una cosa che mi mette assolutamente paura. Io, per esempio, personalmente ho molta paura dell'astronomia. Io quando entro in un planetario o vedo questo universo infinito che non finisce mai, io ho degli attacchi di panico ed esco. Quindi ecco, le infinite possibilità del cosmo e le infinite possibilità Di di quello che noi interazione possiamo anche, sì. essere è una cosa che ti spaventa moltissimo. Vero, vero. E, Viola, una domanda sulle prossime uscite di Mosche d'Oro. Quali saranno? Quali sono quelle che puoi dire, che puoi raccontare? Dico tutto, Tutto. posso dire tutto, tutto Vai. l'anno prossimo senza nessun tipo di dubbio. Allora, spero adesso di non fare gaffe. Avremo prestissimo Beatrice Masini che racconta Luisa May Alcott.
Vabbè, Bello. autrice di Piccole donne crescono, Piccoli uomini, Ragazze di Joe, la tetralogia prima che si dicesse tetralogia, e di una marea di altre cose che scopriamo, che io per prima, noi per prima abbiamo scoperto di questa autrice incredibile, cioè veramente. Avremo poi Maria Rosa Cutrufelli, che racconta di Maria Giudice, che è una figura molto interessante e molto controversa, perché una cosa che ci interessa anche è non raccontare, diciamo, le donne del passato, diciamo, mettendole nel riquadro delle super donne, supereroine, super qualcosa, ma mettendole dentro un quadro di complessità, appunto, di relazione. E racconterà Maria Giudice, che è stata sindacalista, attivista, mamma, madre di Goliarda Sapienza. Allora, chi ha letto e conosce un po' Goliarda Sapienza può immaginarsi anche un po' il difficilissimo rapporto con questa madre, che è stata sicuramente una figura rivoluzionaria nella sfera pubblica, estremamente complessa nella sfera privata e per questo anche molto interessante. Poi avremo Elvira Seminara, che racconterà Leonora Carrington, pittrice, illustratrice, scrittrice, poeta, figura assolutamente da riscoprire. Per fortuna vedo che stanno riscoprendo, anche stanno ripubblicando alcune cose sue, anche lei figura controversa, vicina in alcuni periodi al surrealismo, ma ovviamente messa ai margini anche da quel canale lì. E poi avremo Giulia Caminito, che ci, non lo posso dire, no, perché ogni anno, ognuna di noi scriverà una mosca, quindi tutte e tre noi tireremo fuori delle mosche, e Giulia ha già preannunciato che la sua sarà una mosca plurima, quindi avremo uno sciame di mosche che hanno a che fare con le scrittrici. Lei ha sempre studiato del Novecento. E poi avremo Chiara Sfregola, che racconterà la vita di Anna Maria Castelli, che è stata una donna incredibile, perché non so se conoscete la Cartel, immagino di sì, è stata l'ideatrice di tutto quel mondo in cui gli oggetti di uso comune, soprattutto usati dalle donne, entrano nel design. E stiamo parlando di anni, ovviamente siamo all'inizio siamo agli anni 20 del Novecento, stiamo parlando quindi di anni in cui non era così scontato che una donna che dicesse: guardate che il mestolo può diventare un oggetto di design e può diventare un oggetto di grande design. E quindi, insomma, avremo questo incrocio particolare. Molto bene, un'ultima domanda, poi vi lascio per Melissa. Visto che Melissa, tu adesso hai un'agenzia, ti occupi anche di altre scrittrici e scrittori, c'è un'altra, quindi diciamo sei in modalità scoperta, ecco, c'è un'altra donna che vorresti o riscoprire o che avresti voluto che qualcuno riscoprisse o anche un'altra mosca che avresti voluto scrivere? È una domanda difficile perché toccava, insomma, toccava fare un lavoro di memoria che adesso, insomma, il grande raffreddore mio che ottunne ogni O anche cosa. solo descrivere, anche se magari già è ripubblicata, insomma, è già stata riscoperta, però tu ci sei legata in qualche modo. Più facile. Guarda, io sono dei gusti molto semplici e pop. Diciamo che non si tratta di una scrittrice, ma si tratta di una figura a me molto cara, che è Mia Martini. È appunto una donna su cui si è fatto tantissimo, sono fatte Sì. fiction, libri, eccetera, eccetera. Ma secondo me manca ancora, quello sguardo compassionevole, non di pietà, ma proprio No, no. Molto D'accordo. di apertura e di comprensione vera di chi è stata davvero questa donna. Quindi, Sì. ecco, purtroppo con l'agenzia posso farci poco con la figura di Mia Martini, perché appunto non è una scrittrice, però è una figura che probabilmente mi sarebbe piaciuto raccontare, perché effettivamente mi è molto cara.
È vero, è una donna che a me, per esempio, commuove sempre tantissimo, ma a prescindere anche da quello che le è successo, cioè mi commuove proprio lei. Quindi ci deve essere qualcosa dentro di lei che è venuto fuori attraverso la sua, insomma, vita anche pubblica, che va oltre probabilmente le vicende. Sono molto d'accordo. Assolutamente, assolutamente. Grazie mille, Abia Lanomori. Aspettate un attimo, ho fatto una gaffe prima, ho dimenticato una delle Vai, vai. mostre dell'anno prossimo perché l'ho scambiata con una di quelle dell'anno successivo perché c'è stato uno scambio. Quindi hai fatto un Quindi mega spoiler in ho fatto un realtà. mega spoiler, va Ok? bene, ma tanto non diremo di chi. Siccome non me lo perdonerà mai, se no, se non lo Ok. dico e la conosco abbastanza bene, una mosca dell'anno prossimo sarà di Simonetta Sciandivasci che racconta Dolores Prato. Quindi, che è una mosca a cui teniamo moltissimo per entrambe le figure e non vi dirò quale vi ho anticipato dell'anno scorso. Benissimo, va benissimo, ok. Lasceremo la scoperta ai lettori e alle lettrici che se le devono comprare tutte per scoprire come si arriverà all'anno prossimo. Grazie mille a Viola Lomoro, Melissa Fanarello, questa è Elisa Morpurgo e grazie per essere state con noi. Grazie Ciao! ragazze, buona Grazie, giornata. grazie mille.